sono nella City, adesso in diretta su M2. Arriva la voce di Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it. Flavia, eccomi. Ciao tesoro, buonasera, buonasera. Cosa hai scelto questa settimana da farci leggere? Che ci proponi? Allora, questa settimana l'argomento è particolarmente importante in questo momento storico. Il romanzo si chiama Il Perturbante di Giuseppe Imbrogno, edito da Autori Riuniti. È interessante perché parla di questa grande cosa dei big data. Tu sai cosa sono i big data? Big data credo siano tutti i dati relativi alle singole persone, no? È il modo che ha la tecnologia di tenerci sotto controllo quotidianamente. Esatto, che è un argomentone in questo momento. Esatto, il protagonista di questo romanzo si chiama Lorenzo ed è esattamente un data analyst, cioè uno che si occupa di raccogliere questi big data e fondamentalmente di farsi i cavoli degli altri. Che lavoraccio! Tutti i sistemi possibili immaginati, ma a lui piace tanto. E ti credo! Bravissimo in questo lavoro, talmente bravo che a un certo punto, mentre ovviamente osserva tutta una serie di persone in maniera abbastanza automatica perché ormai è il suo lavoro, incontra Sergio un giorno, una sera anzi, in un bar, e si fissa in maniera ossessiva su questa persona e inizia a controllarlo talmente tanto che perde il suo lavoro e concentra tutte le sue fatiche sulla vita di quest'uomo. Ma perché? Che c'è un particolare che lo colpisce di Sergio? Non si capisce perché. Loro si incontrano, ovviamente il romanzo è raccontato tutto in prima persona da Lorenzo, quindi lui a un certo punto rimane colpito da questa persona. Non c'è qualcosa, diciamo, di amoroso, non c'è una passione, c'è proprio questa morbosità nei confronti di questa persona e poi insomma anche nei confronti di sua moglie, della coppia, che lui si metterà a seguire, ovviamente a distanza, senza essere riconosciuto o coinvolto. È un romanzo molto interessante perché non riuscite praticamente a staccare gli occhi dalla pagina, perché piano piano questa ossessione di Lorenzo diventa sempre più forte e voi volete sapere cosa scoprirà, come andrà a finire. Ma quindi è un thriller? No, perché dall'incipit non mi è sembrato, però così fa molto thriller. Sì, perché in realtà è un thriller dal punto di vista della tensione, cioè non c'è un vero e proprio episodio di sangue, ma ci sono queste sottotrame, questi segreti che lui cerca di scoprire addirittura attraverso la tessera del supermercato, e ti viene un'ansia perché tu pensi, santo cielo, tutte le fonti che mi circondano e che in qualche modo permettono alle persone di sapere le cose su di me. Ma tu pensa nel piccolo, no? Quello che succede quando noi ci fissiamo con delle persone che abbiamo a portata di social, incomincia ad incastrare Facebook con Instagram, e poi cerchi dei collegamenti con Twitter. Cioè nel nostro piccolo potremmo essere un po' tutti, Lorenzo. Sì, e con la differenza che lui, facendolo per lavoro, ha anche molti più mezzi, quindi sa fare molte più cose, appunto come per esempio la tessera del supermercato, che non è che tutti quanti hanno accesso ai dati degli altri. Non ci avevo mai pensato alla tessera del supermercato. Guarda, è un libro che è molto appassionante, tra l'altro scritto veramente bene, e ti fa anche un po' salire l'ansia. Bello, mi piace, io che vivo di ansia posso solo godere con un libro di questo tipo. Senti, qual è la... intanto quante pagine sono? Allora, le pagine sono 149, quindi non tante. E gli ho dato una ventina di fermate perché appunto è molto molto appassionante e veramente io l'ho letto senza mai staccare gli occhi praticamente dalla pagina. Se non fosse che avrei altre cose da fare, se no sarei rimasta ancora di più. Senti, la frase che hai scelto? Allora, la frase è questa: semplicemente non esiste più la gente comune, né allo stesso modo l'individuo eccezionale. Siamo tutti più o meno interessanti. Più o meno, è poi lì che uno dovrebbe fare le sue riflessioni, no? Su quel più o meno. Allora, abbiamo detto la frase, ricordiamo l'autore che è Giuseppe Imbrogno, Il Perturbante, Autori Riuniti, la metro che tu hai scelto, e qua tremo. Allora, stavolta mi sono lanciata in uno dei miei voli pindarici. Ho scelto New York. Ma perché? Perché un comico, tale Scott Rogowski, ha deciso di fare un esperimento, ovvero salire sulla metro con dei libri, che ovviamente non sono reali, che non esistono, dai titoli assurdi, tipo Come trattenere i peti, oppure Mille posti da vedere prima di essere uccisi dall'ISIS, oppure che ne so, L'allungamento del pene per i principianti, cose del genere, per vedere le persone che facce facevano. Qual è il collegamento? Ovviamente il fatto che tutti quanti ci impicciamo di quelli che fanno gli altri sulla metro. Ok, no, adesso che mi sei arrivata alla fine mi è tutto chiaro. No, ma togli una curiosità, ma sta roba
Tu dove la trovi? Ma soprattutto quando, visto che c'è una bambina piccola, c'hai mille vite come i gatti. Guarda, ti dico solo, Capone, che se Lorenzo controllasse i miei data su Google, penso uscirebbero delle ricerche improbabili. Va bene, senti, prima di salutarci però ricordiamo tutti i tuoi contatti social e dimmi se abbiamo detto tutto, perché mi sono persa oggi dietro a Lorenzo, però mi pare di sì, no? Sì, mancano, abbiamo detto tutto. Mancano solo i contatti social, vai. Allora, letturemetropolitane.it è il sito, sì. Ci trovate come Letture Metropolitane su Facebook, su Instagram, su YouTube e come Letture Metropol su Twitter. Senti, qual è la canzone che ti è piaciuta di più del Festival di Sanremo, che non c'entra nulla? Oh, Madonna. Ma devo capire una cosa. Guarda, non te lo so dire, un po' Lavanoni. Un po' Lavanoni, va bene, un po' Lavanoni. No, perché sto raccogliendo nel mio database delle informazioni che mi diranno qualcosa in più su di te, ma lo faccio con un metodo più tradizionale, io facendo delle domande. Va bene, tesoro, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima sempre in diretta nella City. Ti bacio, ciao. Baci, ciao. Ciao, ciao, ciao.